Ciao amici, rieccomi con un nuovo episodio del Book Club di Giugissima, in cui alla fine di ogni mese condivido con voi, vi parlo dei libri che ho letto durante il mese. Oggi vi parlerò appunto dei libri che ho letto a luglio e spero che anche voi condividiate nei commenti le vostre letture dell'ultimo periodo. In descrizione trovate anche il link agli altri episodi del Book Club dei mesi passati e ad un video che ho fatto sui 10 motivi per cui bisognerebbe leggere di più, quindi assicuratevi di andarli a guardare. Come sempre partirò dai libri fiction di narrativa per poi passare ai libri non fiction di crescita personale. Il primo libro di narrativa è Testimone inconsapevole di Gianrico Carofiglio. È un legal thriller, un thriller legale italiano che ruota intorno ad un caso di rapimento e di omicidio. Non si tratta tanto però di investigare e capire chi ha commesso il fatto, ma di inquadrare tutti gli avvenimenti nella struttura legale, quella di un procedimento penale. Il protagonista è un avvocato che viene contattato per assistere quello che inizialmente è l'indagato e poi diventa l'imputato nel corso del procedimento penale. Il libro unisce una parte più tecnica, logica dell'investigazione e anche della preparazione delle memorie da parte dell'avvocato ad una parte più emotiva, più intima, legata alla vita privata dell'avvocato, alle cose che succedono proprio nella sua vita. Una cosa che mi ha colpito molto di questo libro è in relazione alla quale credo che l'autore Carofiglio abbia fatto un lavoro eccezionale, è il modo in cui sono stati trattati gli argomenti più tecnici del procedimento penale, perché essendo un libro incentrato su un procedimento penale, un procedimento giudiziario, è essenziale per il lettore capire quali sono le dinamiche principali del procedimento, quali sono i suoi aspetti principali e ci sono delle conoscenze dalle quali non si può prescindere. E non tutti hanno queste conoscenze e Carofiglio è riuscito a trasmettere queste conoscenze al lettore, ad inserirle nel libro senza trasformare il libro in un manuale di procedura penale, quindi rendendo sempre la lettura scorrevole e mettendo quei dettagli più tecnici proprio dove servivano. Secondo me su questo ha fatto veramente un ottimo lavoro e per questo consiglio tanto ai giuristi quanto ai non giuristi di leggere questo libro. Il secondo libro di luglio è Il socio di John Grisham. Anche questo un legal thriller, ma questa volta americano. Il protagonista è un giovane americano che si è laureato ad Harvard in legge e che deve iniziare a lavorare in uno studio legale. Lo accompagniamo nel suo percorso di scelta dello studio fino ad arrivare a questo mega studio legale in una piccola cittadina americana, che lo paga benissimo, che offre moltissimi benefit, ma nel quale succedono anche delle cose strane e il libro poi è incentrato sulle cose che succedono e su come reagisce il protagonista. Molto avvincente, molto intelligente, fa venire voglia di studiare se questo è il vostro obiettivo, ma anche veramente pieno d'azione. Anche questo molto consigliato, io l'ho davvero divorato in pochissimo tempo, non riuscivo a staccarmi da questo libro. Ho poi letto alcuni racconti tratti da questo libro, che contiene tutto Sherlock Holmes, tutti gli scritti di Conan Doyle su Sherlock Holmes, e ho letto Il ritorno di Sherlock Holmes, che è una raccolta di racconti, sempre sul noto detective Sherlock Holmes, con diversi casi, quindi non è un romanzo unico, ma sono diversi episodi. E mi piace molto intervallare le mie altre letture a qualche caso di Sherlock Holmes, perché mi fa distrarre, mi fa pensare un po'. E come avete visto anche negli episodi passati, mi piace molto il modo di scrivere di Conan Doyle, per questo continuo a leggere e rileggere Sherlock Holmes. Abbiamo poi Siddhartha di Hermann Hesse. Questo in realtà è un libro che avevo già letto tempo fa e che ho deciso di rileggere perché è molto corto ma è molto denso di significato. Si tratta del viaggio che il giovane Siddhartha compie alla scoperta di se stesso, un viaggio tanto fisico quanto spirituale che coinvolge il lettore al punto da fargli intraprendere quello stesso viaggio. Molto bello, l'ho letto la prima volta, ci ho trovato alcuni spunti interessanti e la seconda volta ci ho riflettuto in una maniera diversa. Quindi è uno di quei libri che io tengo lì sullo scaffale e che ogni tanto riprendo quando ho bisogno di un po' di ispirazione spirituale, magari anche di guardare alla vita, alla natura in un modo un po' diverso. Libro molto bello, molto consigliato, da leggere lentamente. È un libro breve, ma non bisogna divorarlo in un giorno. Secondo me è un libro che va assaporato poco a poco proprio per gustarne appieno la poesia e per
farsi coinvolgere dalla sua spiritualità. Abbiamo poi un'altra raccolta di racconti brevi che è L'elefante scomparso e altri racconti di Murakami. Non l'ho letto tutto, non ho letto tutti i racconti, ne ho letti soltanto 3 o 4, perché mi piace anche questa volta intervallarli ad altri libri, soprattutto quando si tratta di Murakami, perché ho un rapporto molto particolare con Murakami. Non leggo libri di Murakami a caso, in momenti a caso, ma li leggo quando in un certo senso ho bisogno di Murakami, e siccome li ho letti quasi tutti, me ne mancano un paio che ho sullo scaffale, cerco di leggerli al momento giusto, quando ho bisogno di un po' di ispirazione da qualcosa di diverso dal normale. E la stessa cosa faccio con questi racconti, li leggo un po' per volta, quindi mi vedrete parlare ancora di questo libro, perché sicuramente nei prossimi mesi continuerò a leggere una volta ogni tanto uno di questi racconti. Molto belli, il classico stile di Murakami, con episodi di vita quotidiana ma poi spaccati di vita surreale alla quale non si può dare una spiegazione, si può provare ma non credo ci sia una spiegazione univoca che possa andare bene per tutti. Molto consigliato anche questo. Peraltro è la prima volta che leggo racconti di Murakami. Prima avevo sempre letto romanzi più lunghi e non racconti, quindi rende bene anche sui racconti. Mentre sui romanzi si vede il suo carattere da maratoneta, cioè da chi passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, va dall'inizio alla fine della maratona che è la scrittura di un romanzo, nei racconti si vede bene come egli sia anche capace di dare proprio una frecciata unica che colpisce nel senso nelle poche pagine che compongono un racconto. Quindi anche dal punto di vista dei racconti Murakami è un grande autore. Passiamo ora ai libri non fiction e di crescita personale. Il libro principale che ho letto è The Magic of Thinking Big di David Schwartz. In questo libro l'autore illustra come il nostro pensiero, il nostro modo di pensare influenzi le nostre concrete possibilità di raggiungere il successo nella vita. Ci ho trovato molti spunti interessanti per quanto riguarda il fatto di credere in se stessi, non sottovalutarsi, non pensare sempre di essere inferiori agli altri, ma guardare a se stessi con fiducia e anche in maniera abbastanza oggettiva, orientata al positivo e non al negativo. Si tratta quindi di un libro pieno di ottimi consigli per raggiungere il successo, per focalizzarsi sulle cose importanti, per essere ottimisti in un certo senso e credere che i nostri obiettivi verranno realizzati, i nostri sogni diverranno realtà. È un libro che spinge a lavorare di più, a impegnarsi di più. Proprio perché queste sono le tematiche trattate dal libro, voglio precisare che il libro non tratta di benessere mentale, non tratta di come lottare contro lo stress, come sconfiggere lo stress, non tratta di una parte, se vogliamo, più orientata al benessere e alla spiritualità, che secondo me è molto importante nella vita. Questo non è una critica al libro, perché so che il libro parla di tutt'altro, è soltanto una cosa che voglio dire proprio per esprimere qual è la mia definizione di successo. Cioè sicuramente bisogna impegnarsi molto, bisogna credere in se stessi per raggiungere il successo, ma come ho detto tante volte bisogna anche vivere nel presente. Questo libro ci spinge un po' a riempire le nostre giornate per fare il più possibile. Non sono pienamente d'accordo con questo approccio per quella che è la mia definizione di felicità e di successo. Di nuovo, non è una critica al libro, ci sono tantissimi spunti molto utili, ma come sempre un libro solo non può darci la risposta a tutte le nostre domande sulla vita. E io ci ho trovato delle osservazioni utili, ma ci sono anche altri ideali ai quali ispiro la mia vita. In ogni caso ho intenzione di parlarvi di alcuni degli aspetti più significativi, almeno secondo me, di questo libro in un video dedicato interamente all'argomento del successo e appunto della magia di pensare in grande. Non credo che esista in italiano, do ancora uno sguardo e nel caso dovesse uscire o dovesse trovarlo scrivetemi nei commenti così che tutti possano trovarlo anche in italiano. L'ultimo libro che ho letto a luglio è Il mestiere di scrivere di Raymond Carver
E si tratta di un altro libro in cui uno degli autori che mi piacciono si racconta come autore e parla della propria esperienza, della propria relazione con la scrittura. Io ho letto principalmente Racconti brevi di Raymond Carver, mi sono piaciuti molto, per questo ho deciso di leggere questo libro. Il libro però fa più riferimento, maggiormente incentrato, sulle poesie scritte da Carver, che erano un po' al di fuori della mia area di interesse, però è comunque un libro che offre ottimi spunti per quanto riguarda la scrittura e anche qualche informazione in più su questo autore. E questo libro qui l'ho letto sul mio iPad in formato digitale. Sono super curiosa di sapere quali libri avete letto a luglio, per favore scrivetemelo nei commenti così che io possa anche trarre spunto per le mie prossime letture. E ricordatevi che esiste anche una versione scritta del book club sul mio blog, vi lascio il link nel description box. Seguitemi su Instagram per vedere in tempo reale che cosa leggo, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, condividete questi video con le persone che conoscete se questi video vi piacciono. Io vi auguro una buona giornata, vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.